Seconda e preziosissima vittoria consecutiva dell'Ovidiana sul Mona, che spugna il campo Tino Primavera di Guardia Grele, battendo il Bucchianico con una rete per tempo. Squadra che vince non si tocca per Sergio Lorè, che ripropone la stessa formazione di domenica scorsa e colleziona il primo successo in trasferta. Nei padroni di casa del tecnico Valeriano D'Orazio, in campo gli ex del Sulmona, Rossi, Finarelli e Letta, ma per tutto il primo tempo il Bucchianico in avanti non si vedrà mai. A fare la partita sono soli sulmonesi, che cominciano decisi e determinati. Al nono Federico verticalizza per Cuccurullo alla conclusione, con Pompilio che respinge, ma l'attaccante era in offside. Due minuti dopo ancora Cuccurullo che manda di poco alto. Il Sulmona continua a far pressione e il risultato cambia quando viene fermato fallosamente Coletti, dopo che era riuscito a conquistare palle e ad accentrarsi. A battere la punizione si propone Edoardo Cuccurullo, che calcia alla perfezione portando in vantaggio l'Ovidiana Sulmona. Per Cuccurullo, che corre a festeggiare sotto i propri tifosi, si tratta della terza rete stagionale. Alla mezz'ora ancora Cuccurullo, ma questa volta non c'entra la porta, spedendo fuori. La ripresa si apre con gli ingressi nel Bucchianico di Agni e Liberati. Quest'ultimo in attacco al posto di Letta prova a dare la sveglia ai suoi. Al quinto spara alto dopo un traversone dalla sinistra di Zaccagnini. Al settimo, servito sempre da Zaccagnini, si porta al tiro parato da Imperatore. E al dodicesimo è autore di un diagonale che termina fuori. Al ventesimo Isotti entra in area e trova lo spazio giusto per concludere, ma c'è la parata di Pompilio. La squadra di Lorè trova il raddoppio alla mezz'ora. Dopo una punizione di Antonio Cuccurullo, in area riesce a spedire in rete il classe 2000 Giovanni Federico, che realizza la terza marcatura stagionale, compresa quella in Coppa Italia. A proposito di giovani, subito dopo il gol fa l'esordio in campionato, dopo quello in Coppa di mercoledì scorso, Andrea Biancone, classe 2000, che entra al posto di Coletti. Quasi allo scadere si vede il Bucchianico con Rossi, Finarelli, ma è grandioso Riccardo Imperatore, che riesce a respingere la conclusione dell'esperto attaccante. All'88esimo apertura di Sciala per Zimei, che davanti al portiere si divora il terzo gol. Il Sulmona conclude la partita tra gli applausi per quest'altra vittoria, che imprime ulteriore fiducia e permette di raggiungere in classifica proprio il Bucchianico ad 8 punti.